Signori e signori, un saluto da Manuel Busetta e Davide Leonardi. Oggi presenteranno l'ottava giornata di campionato per la Serie A Apertura 2013 e di fronte abbiamo Blue Devils contro The Bulldog. Davide, ho visto che hai studiato un po' per questa partita. Beh, indubbiamente un match interessante con i Blue Devils che vorranno mantenere il sesto posto playoff. The Bulldog estremamente sono in zona retrocessione e quest'oggi sicuramente vorranno riscattare la sconfitta nel turno precedente. Ma diciamocela tutta, forse queste due squadre ci aspettavano molto di più. Sicuramente, soprattutto dei Bulldog mi viene da dire, perché è assurdo come siano in penultima posizione. C'è gente come Albanese, Abbagnato, Mineo, stesso Spataro. D'altronde hanno tolto due giocatori fondamentali che sono stati nella scorsa clausura, ovvero Pizzuto e Gian Lombardo, che erano il reparto offensivo di quei The Bulldog, che adesso tutto è cambiato. Ci sono Mineo, ci sono Abbagnato, che però faticano. Ecco, fa vedere qua il posteggio di biciclette qui Mineo. Vabbè, vedremo un po' come Mineo. Bene un po', ecco qui Mineo, vedo che già ha preso l'approccio giusto alla partita. Esatto. A tra poco. The Bulldog contro Blue Devils, si sarà subito con Abbagnato che subito scalda i guardoni di Gandolfo. Abbagnato in pressing indovina, chiuso qui Abbagnato. Abbagnato che riesce in qualche maniera a uscire, può essere Mineo che recupera palla, Abbagnato, ancora Mineo, Gandolfo, bella parata sul tiro di Mineo. Una grande parata di Gandolfo, bellissimo questo scambio veloce con Abbagnato, i pericoli principali finora. Aspetta. Ehi! Pallone, attenzione, contropiede pericoloso dei Blue Devils. Busetta dall'altra parte c'è, termine e indovina qui in maniera ingenua. Busetta pensa alla conclusione personale. Attenzione ancora a Busetta, a vuoto Albanese, il tiro al volo di Termini che si spegne sul fondo. Eh sì, non ci ha messo il piede Spataro, anche forse un po' spaventato dall'uscita del portiere. Un attimo, bella palla di Jack Brotone per Lascari e il palo colpito dal numero 9 dei Blue Devils. La prima vera finalmente occasione della partita. Poi Spataro va a cercare Abbagnato, la perde, attenzione ai Blue Devils che escono, Minnella anticipato, buona occasione per i The Bulldog. Spataro, si fa vedere in mezzo all'Albanese, Spataro, e qui vola Gandolfo, che parata Davide. Sì, grande parata di Gandolfo su Spataro, però poteva anche servire Abbagnato qui sul lato di destra che era completamente solo. Ancora i The Bulldog che insistono con Abbagnato, che la mette in mezzo ma non trova nessuno. Non lo so. Attenzione qui Abbagnato che recupera la palla, potrebbe servire a Spataro, infatti lo fa, esce Gandolfo ancora una volta protagonista e poi c'è il volatore sulla linea di porta, salva il risultato incredibile. Dai Frosch. Spataro perde palla, attenzione qui a Busetta che la recupera, Busetta carica il destro, Busetta forse l'ha toccata a Stecchini, è angolo comunque per i Blue Devils. Mineo a cercare Spataro, l'anticipo di testa di Ferruccia, palla da super Busetta, sta arrivando Mineo a contrastarlo. Busetta allora indietreggia, poi cerca il Termini e lo trova, il tacco di Termini però per nessuno. È un regalo questo per Bellano che prova a far uscire tutta la sua squadra. Palla difficile per Mineo che riesce comunque a trovare Spataro, Spataro, bella apertura per Albanese! Ma che gol di Albanese! 1-0 The Bulldog che finalmente dopo quasi 25 minuti di gioco arriva alla prima rete della partita. Eh sì, un grandissimo gol di Albanese, grande azione però perché questa occasione nata grazie a Spataro e Mineo, una bellissima triangolazione, il piattone di Albanese che non lascia scampo al portiere, 1-0 Bulldog, penso meritato, sì, perché ne ha avuto più occasioni rispetto agli avversari. Una doccia fredda comunque questa per i Blue Devils. Jack Muratore, questo gol di poco di Albanese qualche secondo fa, diciamo, è stata una doccia fredda per voi. È un gol che fa arrabbiare perché stavamo giocando bene, un errore difensivo, i laterali rimangono alti e ci hanno infilato così, e dobbiamo dire. Nella ripresa cosa farete? Ma vediamo di giocare un po' più a calcio e meno a rugby con i lanci perché completamente non mi sta piacendo come stiamo giocando. In bocca al lupo. Allora. Ecco qui l'uomo che sta decidendo fin qui la partita, poco fa ha fatto un bel gol, Andrea. Un po' fortunoso, è passato sotto le gambe del portiere, però va bene lo stesso. 1-0 The Bulldog, che partita ci sarà adesso? È stata una partita equilibrata nel primo tempo, nel secondo speriamo di allungare il risultato perché tenendoci in difesa rischiamo di subire il pareggio. A casa, è stato un errore che abbiamo fatto anche nelle altre partite, adesso pensiamo di attaccare anche nel secondo tempo. In bocca al lupo. Grazie. Perde palla, recupera ancora Minnella, Jack Muratore, cioè in mezzo Lascari, Muratore, prova il tiro! E che tiro di Jack Muratore! Il pareggio dei Blue Devils con questa perla di Capitan Muratore, non è Giovanni ma è Jack. Eh sì, il ruggito del capitano, un grandissimo gol, c'è anche una dedica, un cuoricino, grande gol di Muratore che pareggia i conti, 1-1,
e ha appena iniziato il secondo tempo. Ne ha fatto uno simile, ti ricordi ieri la Duca in B2? Eh sì, davvero stesso simile a questo gol. Poi ti chiederò qual è stato il più bello. Serie di finte, Lasker non ci casca, attenzione a Blue Devils, contropiede pericoloso, Minnella carica il mancino, Minnella che sfiora il palo, tocco di prima che però non pesca nessuno. Allora questo è un regalo per Blue Devils, grande giocata di Lasker, in mezzo per il ciclone, Minnella che spreca tutto, incredibile, Minnella davvero oggi è una giornata nera per lui. Lasker si fa vedere, Minnella, Lasker lo vede, lo serve, Minnella soffia forte, il ciclone Minnella, vantaggio Blue Devils. E si va a perdonare dell'errore precedente Minnella con questo gol piattone a tu per tu col portiere, un po' di disattenzione in fase difensiva per i Bulldog. Minnella punisce, i Blue Devils capovolgono in match, 1-0, siamo in vantaggio 2-1. Incredibile, secondo tempo forse non sono entrati dai Bulldog, dall'1-0 si trovano adesso a perdere 2-1. Eh sì, incredibile ma vero. C'è Lascari sulla traiettoria, attenzione ai Blue Devils che escono in contropiede con Jack Muratore, palla per Busetta che sfiora il palo. Ovviamente chiudono con questa azione di Busetta, ma ancora lui, Busetta insiste lui, palla adesso per Lascari, zona tiro, Lascari chiuso però da Mineo. Ancora Mineo, bella palla per Busetta, si inserisce Stecchini, salva la sua porta, si è fatto anche male, ma è grande, stato fondamentale. Eh sì, bravo Stecchini, grande l'assist di Lascari. La Busetta ci prova lui! Ed è il 3-1 del Blue Devils. Busetta, non sono io, ma è quel giocatore lì. Eh sì, si va a beffare sul suo palo Stecchini. Il tiro era molto potente, anche molto ravvicinato. Non era facile questo siluro di Busetta. 3-1 per i Blue Devils, che mettono in cassaforte il risultato. Attenzione a Bagnato, ostacolato da Indovina che è bravissimo a riprendersi il pallone. Ferrugia si ricomincia lui, bello il lancio su cara Busetta, Busetta a tu per tu con Stecchini che vince il duello quest'ultimo. Ferrugia a cercare Busetta, buono il suo controllo, ancora Busetta che difende molto bene il pallone, riesce a liberarsi però di Albanese. Poi pesca Termini, attenzione Termini, zona tiro, chiuso però da ben tre uomini, Termini, buona palla per Busetta! Ed è un gran gol questo dei Blue Devils, non solo per la segnatura ma anche per il bellissimo assist del numero 22 Termini. Ed è davvero un bellissimo gol di Busetta che stoppa la palla in acrobazia e poi lascia esplodere un sinistro angolatissimo. Busetta protagonista in questo secondo tempo. Ed è 4-1 per i Blue Devils. Attenzione qui, Termini che riprende il pallone, Termini in mezzo per Busetta e c'è anche la tripletta per il numero 45 ed è ormai partita chiusa col punto interrogativo, attenzione. Sembrerebbe di sì, perché questi Bulldog nel secondo in tempo non sono scesi in campo, stanno surclassando gli avversari questi Blue Devils. Grande Busetta, grande tripletta, devono completamente riordinare le idee questi Bulldog che hanno dato un buon primo tempo, questo tempo dove sono finiti. Adesso si va a riposare Busetta, riposo meritato, ma i The Bulldog devono fare qualcosa di più. Attenzione però Indovina, ci sono Blue Devils, Termini! Stecchini dice no, poi Termini! Al secondo tentativo sbaglio. Beh, non c'è intesa con questi Bulldog. Minnella, Termini. Ancora Termini, pesca Minnella! Stecchini dice no, poi Termini! Deviazione di Stecchini e calcio d'angolo. Attenzione che i Blue Devils davvero sono scatenati adesso. Minnella. Non riesce a trovare il muratore, palla per Bellano che prova a uscire. Palla per poi Abbagnato in mezzo per la testa di Spataro! È un grande intervento di Gandolfo, gloria anche per lui! Delizioso l'assist di Abbagnato, è grande colpo di testa di Spataro, grande potenza, parata di Gandolfo, grande parata. Angolo già battuto, Spataro sbaglia tutto, poi Bellano, angolo ancora per il Devuldor. Muratore, scattato Lascari, Muratore lo vede, attenzione Lascari, dimenticato dalla difesa dei The Bulldog, Lascari tu per tu con Stecchini, ma c'è il palo esterno a evitare il gol al numero 9 dei Blue Devils. Abbagnato sbaglia tutto, palla per Jack Muratore, poi Minnella in mezzo a cercare Muratore, esce Stecchini, Muratore, arriva Minnella, la traversa e negargli il secondo gol personale. Fa fuori la veste, non ne salta un altro, ancora Busetta che però non riesce a saltare Vellano, occhio qui, squadre lunghe. Albanese per Mineo, Gandolfo! Beh, incredibile, queste occasioni di 3 contro 1 non si possono sprecare in questo modo. Assolutamente no, Davide ha ragione, attenzione Albanese, zona tiro dalla distanza! Gandolfo, a negare ancora il gol agli avversari. Minnella. Guardalo! Con Minnella che va a spasso col pallone e poi col mancino non riesce a piazzarlo.
E finisce qui la partita. Vincono i Blue Devils, una vittoria meritata per quello che hanno fatto vedere nella ripresa. La differenza penso che l'abbia fatta un giocatore come Busetta. Eccoli qui i Blue Devils, davvero bella partita oggi, Jack. Sì, a primo tempo te l'avevo detto che non stavamo giocando a calcio. E nel secondo tempo avete capito? Secondo tempo già all'inizio siamo riusciti a cambiare il partito di gioco. Così noi. Siamo partiti male, però sempre sotto, poi ci riprendiamo. Sì, infatti ne facciamo un tempo sì, un tempo no. Vabbè, l'altra volta abbiamo fatto. Comunque quando la squadra è al completo i Blue Devils si fanno vedere di che cosa sono. Sì, quando abbiamo un difensore di ruolo come Dario, infatti, certo, perché siamo più ordinati, riusciamo a gestirci i cambi. La scorsa partita mancavano tutti e due centrali, quindi proprio eravamo messi tutti e tre, perché ricordiamo che c'è pure Giovanni. Non lo contiamo più. Vabbè, la prossima c'è la sorpresa. Cerchiamo di vincere pure la prossima, così da rinanzarci. No, poi si vede. Prova a immaginare. Non si può dire. Prova a immaginare. Dico solo che quelli Murato. Che giocano a fantacalcio per piazzino un uomo preso. Questa è una notizia importante, cioè. Certo, comunque la differenza penso che l'abbia fatta in avanti Busetta. Sì, finalmente ha giocato bene, ma ne potevamo fare molti di più perché ancora non riusciamo a essere concreti. Se Minella sbaglia. Gli attaccanti devono capire che è davanti la porta. Si passa. Le due e mezzo. Sto partita alle tre veramente. Anche Riccardo, non facciamo montare la testa perché se ne mangia di 100. Comunque in avanti bene, ma anche Gandolfo lì dietro ha fatto vedere del suo. Ma lui è una sicurezza Gandolfo. A parte la scorsa che è arrivato stonato dal traffico, non c'era per vari motivi, però per il resto è sempre una sicurezza. Comunque ci siamo, dai. Ci siamo e speriamo di confermarci la prossima. Purtroppo siamo molto discostati, facciamo una vincita, la perdiamo. Poi di continuo. Noi abbiamo perso senza difensore di ruolo. Sì, infatti, abbiamo perso due partite che in tutte e due mancavano. Ci dobbiamo mettere Jack centrale, che non è idea nemmeno su, cioè né sulla fascia, tantomeno centrale. Infatti oggi il gol che ha fatto Minella se lo sogna la notte. Diciamo, dopo 100 tentativi non sono riuscito a farlo. Va bene, va bene. Allora vi lascio litigare, ci vediamo alla prossima, eh? Grazie, ciao.